Tre giorni di musica, tre giorni di blues accadrà a Pistoia a cavallo di Pasqua, sabato 20, domenica 21 del giorno di Pasquetta, lunedì 22, quando vari angoli della città si animeranno di musicisti. Così la città, dopo il successo della versione invernale dei concerti nei negozi del centro, si prepara a sperimentare la stessa magia con la versione primaverile in vista della 40ª edizione del blues. È il Blues City Spring Pistoia, presentato dal Comune, dagli operatori della Sala Artigiani del Gusto, dal Centro Commerciale Naturale, Confcommercio, Associazione Blues Inn e Pistoia Blues, al bono di nulla. Blues esce all'esterno, esce nelle piazze, non esce solamente sulla sala, ma uscirà anche nelle altre piazzette di Pistoia, nelle altre vie di Pistoia. Verranno posizionati delle postazioni fisse dove ci saranno dei gruppi blues a girare, orari da subito primo pomeriggio fino ad arrivare all'ora dell'aperitivo, per chiudere poi in alcuni locali all'interno e fare il gran finale in questi locali. La rassegna invernale è stata la rassegna forse più bella degli ultimi 20 anni, anche perché forse in Italia una cosa del genere non era mai stata organizzata con i migliori gruppi. Replichiamo ora nel weekend di Pasqua, Pasquetta e il sabato di Pasqua anche con una sorta di collaterale in avvicinamento al Pistoia Blues Festival. Ci saranno tanti gruppi, mi vale la pena ricordare gli Udo Farmer che suoneranno a Rust, che sono un trio di recente formazione che sono eccezionali, c'è Giacomo Ferretti alla testa dello Swing Guitar Project che è un'autorità in campo della chitarra swing blues moderna e poi Enrico Forassas, un armonicista incredibile che suonerà il sabato in Galleria Nazionale. Un evento che poi di fatto proietta Pistoia verso la sua estate. Sì, verso un'estate ricca di avvenimenti, ricca con un festival blues che quest'anno avrà sei serate di fila, quindi sei concerti dal 5 al 10, si unirà anche il concerto della Notte Rossa dell'11 che verrà annunciato fra pochi giorni e quindi saranno in definitiva il palco in Piazza del Duomo sarà utilizzato per sette giorni consecutivi, quindi un grande 40esimo del festival blues in Pistoia.